Buongiorno a tutti amici e amici, oggi siamo venuti in zona via Gioberti, piazza Beccaria, via Scipione Ammirato. Questa zona, secondo un progetto già approvato, sarà prestissimo investita da una rivoluzione per quello che riguarda la viabilità. Voi direte, forse libereranno piazza Beccaria da questo caos? No, libereranno via Gioberti da essere diventata via dei tavolini? No, la rivoluzione riguarderà la viabilità delle biciclette, ovvero via Scipione Ammirato diventerà a senso unico in direzione piazza Alberti Viali. Per cosa? Per consentire di fare una bella pista ciclabile. Secondo voi i ciclisti andranno in via Scipione Ammirato? Qui vige l'anarchia, come vedete dietro a noi macchine parcheggiate ovunque, sugli attraversamenti pedonali, sulle intersezioni stradali, dovrebbe dal viale poter entrare in via Scialoia, come vedete è solo una muraglia di auto. Secondo le previsioni, i ciclisti che arrivano dal centro dovrebbero girare di qua, farsi il giro da via Scialoia, fare 200 metri in più per prendere via Scipione Ammirato in senso unico sulla pista ciclabile. Perché non lo fanno già adesso, dato che via Scipione Ammirato è già una strada molto larga, anziché rischiare la vita e farla rischiare ai pedoni e prendere via Gioberti in contromano? Facciamo vedere cosa succede in via Gioberti a qualsiasi ora del giorno e della sera. Siamo spostati proprio in via Scipione Ammirato, dove verrà questa nuova pista ciclabile, per cercare di capire quante biciclette veramente passano da qui. Pochissime. Eppure, come vedete, già oggi via Scipione Ammirato è una strada larga, nel doppio senso, dove le biciclette possono andare comodamente. Le uniche biciclette che vediamo è perché devono andare all'ufficio postale. Qui siamo da un'ora e come vedete, quante se ne conta, non c'è biciclette. Allora, siamo sicuri che domani passeranno? Oh. È un'ora che siamo qui. Di biciclette, nemmeno l'ombra. Né di qua, né di qua. Io dico che continueranno a passare in via Gioberti in contromano. Come se non fossero questi i problemi via Gioberti, e poi si pensa alla pista ciclabile. Qui non si cammina né a piedi, né in macchina, né in bicicletta. Tutto un casino, tutto un nodo a tutte le ore del giorno e della sera. Siamo piazza Alberti, lì c'è via Gioberti. Ricordate, una strada molto, molto frequentata. Qui, dove già c'è il problema di trovare posti, verrà realizzata la pista ciclabile, togliendo 9 posti auto e 8 posti per i motorini solo in questo pezzo. Poi la pista proseguirà di là e ciao altri posti. I residenti sono felicissimi, stanno stappando bottiglie una dietro l'altra. Quindi, concludendo, sono un'intersezione fra via Scipione Ammirato, siamo vicino a piazza Alberti, quindi considerando la nuova pista ciclabile che ormai si farà in via Scipione Ammirato, ricordo, rendendo via Scipione Ammirato a senso unico e togliendo un numero imprecisato di posti auto e motorini, che ancora non lo sappiamo con esattezza, perché se ne vanno posti auto, se ne vanno posti motorini per una pista ciclabile che servirà, verrà usata o sarà tipo quella di via del Gignoro, eccetera, oppure si continuerà a usare via Gioberti in contromano. Fantastico! Via Gioberti in contromano a tutte le ore del giorno e della notte. Ecco quello che succede tutti i giorni in via Luca Landucci. Questa è la situazione. Coda perenne. Poi cosa succederà? Mo'.
giorno che sia sera, qui la situazione non cambia e ora ve la facciamo vedere per benino.